Buongiorno, oggi al Comitato per gli Italiani nel Mondo, della Commissione Esteri della Camera dei Deputati presentiamo una charity, Shades of Different, è una charity per bambini diversamente abili dell'Est Dorset, del sud di Londra, sud del Regno Unito. I relatori che ci presenteranno questa charity sono Erika Petrie, che è la chair della charity, Manuela Curtis, che è la tesoriera, e Giovanna Crescenti, la segretaria della charity. Io darei subito la parola a Erika affinché ci presenti la loro charity. Prego, Erika, a te la parola. Accendi pure il microfono. Sì, buongiorno Simone. Dunque, allora, Shades of Different. Allora, mia figlia più piccola è diversamente abile, ha la sindrome di Down e ha Global Developmental Delay e di conseguenza ho pensato di mettere in essere un qualche cosa per dargli una voce. Lei non parla attualmente, è ancora non verbale e io volevo cercare di fare una differenza in società per quanto riguarda avere più terapie disponibili a livello di integrazione sensoriale, a livello di logopedia, a livello di anche musicoterapia e tutte queste cose che aiutano questi bambini a comunicare, soprattutto anche la musicoterapia, perché la musica è uno strumento universale che permette a questi bambini di comunicare a modo loro, ma comunque di farsi capire, perché è un veicolo veramente internazionale e veramente anche molto potente, secondo me. Quindi Shades of Difference siamo nati da poco in verità, perché praticamente 2 anni fa abbiamo messo in essere un sito web come un awareness raising campaign per cercare di sensibilizzare la gente per quanto riguarda questi bambini diversamente abili, per dargli una voce e anche per aiutare delle charities che avevano aiutato noi a loro volta. E invece adesso da qualche mese siamo stati riconosciuti dalla Charity Commission, siamo una charity a tutti gli effetti e quindi siamo alle prime armi, nel senso che stiamo cercando di raccogliere dei fondi per cercare di adempiere questi progetti che ci siamo prefissati, ecco. E quindi, ecco, questo è praticamente, insomma, chi siamo. Oh, grazie Erika. Non so, Manuela e Giovanna penso vorranno aggiungere qualcosa. Io darei la parola subito a Giovanna Crescenti. Prego, Giovanna. Buongiorno a tutti. Grazie a Simone che ci ha invitato qua stamattina. Mi chiamo Giovanna, sono una prete in training. E lo so che è una cosa strana per gli italiani, perché non so quanti preti donne ci sono in Italia. Comunque è una cosa abbastanza normale. Sto facendo il mio secondo master's. Ho scelto di aiutare a Erika con questa charity proprio perché ci sono tante, tante persone senza voce. Noi cerchiamo nella Chiesa sempre di dare voce alle persone. Va bene così, Simone? Sì, grazie mille. Giovanna, non so se Manuela vuole aggiungere qualcosa, prego Manuela, poi avrei un paio di domande da farvi, quindi vediamo più insomma, in dettaglio insomma, qualche cosa. Prego Manuela. Sì, buongiorno, io sono Manuela Curtis, anch'io vivo in Inghilterra da molti anni e la ragione per cui mi trovo coinvolta con questa associazione di beneficenza è perché io stessa ho 2 figli che diciamo che soffrono del disturbo dello spettro autistico, quindi non si chiamano più Asperger's perché questa terminologia non si usa più. Ma che comunque sono diversamente abili, nonostante funzionino abbastanza bene all'interno della società. E anche io ho scelto di partecipare a questa iniziativa proprio per dare la possibilità a chiunque,
a chiunque ne abbia bisogno di poter far sentire la propria voce, soprattutto adesso che siamo in un momento, in un clima politico un po' particolare in questo paese in cui siamo appena usciti da 10 e più anni di austerità, quindi di politiche diciamo dirette verso l'austerità, quindi molti tagli a tanti servizi pubblici ed è proprio per questo che alcune terapie non possono essere più finanziate dallo Stato, dal governo, quello che si occupa. E niente, quindi diciamo per fornire un'alternativa a persone che non si possono permettere di pagare queste cure molto costose o queste terapie molto costose di tasca propria. Perfetto, grazie mille Manuela. E, sono curioso, come fate a rivolgervi a questi bambini, insomma, diversamente abili, bisognosi? Avete contatti, immagino, con delle scuole, con delle associazioni? Avete sviluppato appunto una rete, immagino, di contatti per questo genere di cose? Non so, Erika, vuoi rispondere tu? Sì, esatto. Dunque, mia figlia più piccola, Micaela, frequenta comunque una scuola speciale e infatti inizialmente come terapie, come iniziative, noi vogliamo cercare di fare i vuoti che ci sono in questa scuola, cercando di giustamente, come stavo dicendo, colmare i vuoti, ecco, perché le terapie non sono sufficienti, non sono regolari, mancano i fondi e quindi ci siamo collegati molto strettamente con questa scuola e poi speriamo anche con l'andare dei tempi di collegarci anche con altre scuole speciali man mano che andiamo avanti con i fondi, col fundraising, eccetera. E poi vorremmo anche fare delle sessioni di musicoterapia nella comunità e avere queste cose con frequenza regolare nella comunità di East Dorset, se possibile. Perciò questo è un altro progetto. Oltretutto vorremmo anche, se possibile, riuscire anche a supplementare anche gli equipment, insomma, come si può dire, delle strutture sensoriali a livello di strutture sospese, cose di questo tipo, in più che Le mancano in queste scuole. attrezzature, sì. Attrezzature, esatto, perché non ce ne sono a sufficienza, anche di queste possono aiutare invece questi ragazzi. Ok, Volevo grazie Erika. dire Sì. anche solo un'altra cosa, che per Prego. noi è molto forte il messaggio dell'inclusione all'interno della nostra charity. Noi vogliamo veramente che questi bambini vengano inclusi, che siano sempre più presenti in società, che abbiano sempre più inclusione. Non è solo un fatto di voce, ma proprio di inclusione. Infatti, uno dei brani di questo CD che farà parte del nostro fundraiser si chiama proprio Include Me, è proprio un anthem per l'inclusione di questi ragazzi che alla fine sono diversi, ma sono comunque come noi, sono comunque perfettamente capaci, perfettamente abili, per quello che anche noi vogliamo dire diversamente abili piuttosto che disabili, perché non è una parola corretta, ecco, nel definirli. Perfetto, grazie, grazie Erika. E Giovanna, senti, quindi se ho ben capito, le attività che volete fare per questi bambini sono sostanzialmente attività di musicoterapia e terapie di integrazione sensoriale e anche logopedia. Giovanna, ci sai dare qualche dettaglio in più su queste cose? Come pensate di farle? Che ne so, anche come vi siete organizzati? Potete fare queste attività durante l'orario scolastico, in classe, avete una struttura apposta, lo fate al di fuori dell'orario di classe? Com'è che organizzate queste cose? Prego. Come ha detto Manu, dopo 10 anni di austerità, hai detto, qua in Inghilterra è molto difficile avere accesso ai provvedimenti per i bambini e anche quelli che vanno nelle scuole speciali, diciamo. Loro hanno le orari che fanno lì e diciamo i provvedimenti lì, ma sono sempre pochi e per questo vogliamo cercare di farne di più,
specialmente nella scuola, ma anche è molto difficile per i genitori, specialmente perché ci sono 13 settimane di vacanze della scuola. È per quei genitori che non hanno sostegno magari della famiglia e tutto questo. E vogliamo anche cercare di fare non solo negli orari della scuola, ma anche nelle vacanze per i genitori, per aiutare i genitori. Ma anche c'è bisogno di aiutare anche al weekend, magari. E specialmente Ok, cercando grazie. Erika, che hanno genitori in Italia, che ad esempio per loro è molto difficile per fare del tutto. Erika c'è la sua mamma che viene a trovarla spesso, giusto? ti viene a aiutare, ma c'è sempre bisogno, diciamo. Ok, grazie, grazie Giovanna. Quindi, se capisco bene, Manuela, voi vi rivolgete chiaramente a bambini, insomma, di qualsiasi nazionalità, in particolare non solo a bambini italiani, ma anche a quelli britannici e a tutti i bambini che ne hanno bisogno. E mi chiedevo, ma quanti sono i potenziali bambini con cui voi nei prossimi tempi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vi troverete a occupare, vi troverete a lavorare? Quanti di che numeri parliamo? La nazionalità, poi immagino dei bambini sia sostanzialmente britannica, immagino siano tutti bambini britannici. Ci puoi dare qualche informazione in più, Manuela? Grazie. Allora, diciamo che è difficile fare una stima precisa, perché comunque sia come organizzazione di beneficenza abbiamo proprio appena cominciato, quindi è difficile fare, diciamo, una proiezione. Speriamo di raggiungere il più possibile, il numero più alto possibile di bambini, ragazzini, di chiunque abbia bisogno di queste terapie. Ripeto, purtroppo, non purtroppo, siamo proprio all'inizio, quindi è E difficile voi fate riferimento per ora ad una scuola sola, capisco bene, dove fare. Allora, avete sì. contatti per poi estendervi anche ad altre scuole e associazioni? Certo, offrire comunque sia e essere più inclusivi possibile, offrire questa possibilità al E come numero si più chiama alto. questa scuola? Come si chiama la scuola dove pensate di incominciare a fornire questo servizio? Questo te lo dice Erika. Aspetta, Prego, 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 Erika. Sì, dunque, si chiama Bowcroft Foundation School e è comunque nel Dorset, a Wimborne, a Coal Hill, e è la scuola che frequenta mia figlia più piccola. Perciò ovviamente iniziamo con questa scuola e poi l'idea è anche appunto di fare la musicoterapia comunque nella comunità per iniziare. Bisogna iniziare piccoli per diventare grandi, poi dopo ci espanderemo ad altre scuole speciali, la speranza è quella. Certo, passo passo. E quanti bambini ci sono in questa scuola? Nel senso, Tantissimi. parliamo di 10, 100, 1000. Sì, no, stiamo parlando di 1000. Comunque, ovviamente non sono tutti non verbali, eccetera, cioè non hanno tutti bisogno nella stessa maniera, eccetera. Queste terapie saranno concentrate soprattutto sui bambini come mia figlia più piccola, che sono non verbali, che hanno bisogno appunto dell'integrazione sensoriale, eccetera, per poter poi arrivare alla logopedia, alla comunicazione, eccetera. Quindi ci concentriamo su una parte della scuola, diciamo, ecco. Ma certo, certamente. E all'incirca sai quanti sono i bambini che hanno bisogno di queste, insomma, di queste attenzioni particolari lì nella vostra scuola? Difficile quantificare. Sono comunque delle classi piccole di, non so, tipo 7 bambini per classe, eccetera, perché sono molto attentamente seguiti, hanno una ratio abbastanza alta di adulti rispetto ai bambini, in modo da essere molto seguiti. Quindi, boh, non so, probabilmente la metà dei bambini, ecco, saranno non verbali o comunque avranno bisogno di più attenzioni, ecco, in questo senso. La metà dei bambini Frequentano questa che scuola. frequentano la scuola, così tanti?
Ah, accidenti, mi stupisco. E senti, Erika, per quanto riguarda invece un'altra questione molto interessante, a cui accennavi prima, il fundraising, come vi state organizzando per questa cosa? Ci puoi dare un po' più di dettagli? Nel senso, come fate a rintracciare associazioni, enti o non lo so, o aziende che possono essere interessate a darvi una mano? Come funziona nel dell'Inghilterra questo genere di attività, considerando anche che in Italia in genere il fundraising è molto difficile e non è così facile per un'associazione come può essere la vostra riuscire ad avere dei finanziamenti. Quindi anche dei vostri suggerimenti, considerando comunque che anche dal punto di vista fiscale e amministrativo è molto diverso il Regno Unito dall'Italia per questo genere di questioni, però dei vostri suggerimenti potrebbero essere interessanti. Come possono essere interessanti dei vostri suggerimenti invece per le associazioni italiane che stanno proprio in loco nel Regno Unito, anche se si occupano di questioni differenti. Quindi il fundraising è una questione sempre aperta, è un tema sempre di interesse. Quindi se ci dai qualche dettaglio ulteriore può essere interessante. Grazie. Beh, ovviamente tramite social noi ci stiamo espandendo, ci stiamo facendo conoscere da diverse associazioni, diverse società, eccetera. Ovviamente i nostri contatti personali in questo senso possono essere molto interessanti perché abbiamo magari altre persone che lavorano per società che rappresentano molto fortemente la diversità e l'inclusione, eccetera, che magari ci vogliono aiutare. Poi ci sono le nostre banche e ci sono alcune che hanno la possibilità di fare matched fundraising, perciò se fai un fundraising per un evento particolare, loro cercano di fare un matching sterlina per sterlina di quello che tu raccogli per quel particolare evento. Possono farlo solo quella volta all'anno, però comunque quello ovviamente può aiutare. Poi ci sono i grants per i quali si possono fare domanda, perciò si tratta di trovare dei grants relativi a iniziative simili alle nostre, per cui si può fare domanda e poi si aspetta di vedere qual è l'esito e se possono darci un po' di fondi verso i nostri vari progetti. Appunto, questo fundraising che noi abbiamo programmato per settimana prossima si svolgerà il 14 di luglio e si tratta di venderemo un CD con tutti i tracks originali sull'inclusione, dedicati ai bambini diversamente abili per dargli una voce e appunto vogliamo fare il lancio di questo CD, ci sarà anche un raffle, ci sarà anche una tombola, eccetera, per raccogliere fondi e si farà il 14 luglio sera qui nell'East Dorset e speriamo di riuscire a raccogliere un pochino di fondi e che veramente avremo anche del matched fundraising in modo da massimizzare il risultato, ecco. Ah, belle, quindi in questo CD, se capisco bene, sono musiche, sono canzoni, giusto? Esatto, sì. E musiche di che tipo? Ci puoi fare anche qualche esempio? Non so, anche qualche nome di qualche cantante? Ma dunque, ci sono un paio di pezzi che ho scritto io. Oltretutto, il pezzo originale Different è già sul nostro sito, ci sono due versioni e c'è anche un piccolo video che avevamo fatto tempo fa con Micaela, con mia figlia più piccola e altri bambini diversamente abili, eccetera. Ed è un video che è anche su YouTube. Poi ci sono altri musicisti che sono stati coinvolti nel progetto, come per esempio il fratello di Joanna, Riccardo Crescenti, che ha scritto un bellissimo pezzo che si chiama Without Words, che ha praticamente scritto come se fosse un dialogo tra me e mia figlia, veramente molto personale, molto, molto bello. Un'altra vocalista che si chiama Susie Kemba, per esempio, che ha scritto un track che si chiama Beautiful, sempre dedicato alla bellezza della diversità e quello che questo può portare. Poi appunto c'è questo track molto forte che si chiama Include Me che ho scritto io canto le armonie cantato da Jamie King ed è molto bello perché è proprio Include Me, è un track rock, c'è anche un rap verse e è molto forte il messaggio dell'inclusione, noi vogliamo che sia un antema di inclusione nella scuola.
questo è il nostro sogno con questo particolare brano. E questo evento come è organizzato? Immagino avete preso una sala e cosa fate? Cosa avete pensato di fare? Immagino, non so, ci sarà un buffet, non lo so, dimmi un po', sono Sì, curioso. è una sala a St. Leonard's St. Ives Village Hall, che è qui nell'East Dorset, e niente, abbiamo noleggiato questa sala, ci saranno drinks all'arrivo, il prosecco, eccetera, e ci sarà una torta, e ci sarà un piccolo rinfresco quando le persone arrivano, e poi ci sarà la possibilità di comprare dei raffle tickets per partecipare al raffle, dove ci saranno parecchi premi, e ci sarà anche una tombola dove ci sono delle bottiglie, e se estrai il biglietto corretto, vinci una bottiglia di vino, prosecco, eccetera. E ci sarà l'occasione per quelli che i partecipanti di sentire i nostri progetti come charity. Farò uno speech, ci sarà anche del musical entertainment con un DJ, e suoneremo a pieno il CD, che ovviamente venderemo quella sera perché la gente possa sentire quello che stanno comprando, ovviamente. Erika, Oh, perfetto, Erika, quindi. Ah, posso prego, chiedere una prego. piccola cosa, Certo, Erika? Giovanna, certo, Allora, prego. vendi il CD online anche tramite il sito web? Come, Allora, sì. volevo appunto ricordare, ricordiamo il sito, qual è il sito web? Allora, il sito è shadesofdifferent.com. Shadesofdifferent.com, e niente, sì, allora in seguito alla serata in cui lanceremo il CD sarà poi disponibile anche il CD online, ci sarà la streamed version, ci sarà la possibilità di downloadare questo CD, ovviamente a pagamento, e tutti i fondi vanno alla charity. Perfetto, grazie mille. Quindi ricordiamo anche un'altra volta il giorno dell'evento. Prego, Il Erika. Perfetto, 14 luglio. 14 luglio e dicevate dove? Se alla sala comunale di St. Ives and St. Leonard, che sono due paesi qui a ridosso di Bournemouth, nel Dorset, nella regione del Dorset. Esatto, St. Leonard's St. Ives Village Hall nell'annex dalle 7 alle 10 di sera. Grazie mille, devo dire complimenti per insomma, il vostro operato e per la vostra attività, complimenti e in bocca al lupo perché appunto state iniziando adesso una cosa molto importante che spero possa essere ripresa anche da tante altre persone nel resto del Regno Unito che vi possano dare una mano o che possano comunque lavorare anche loro per cercare di aiutare i bambini diversamente abili. Non so se volete concludere, se avete un commento finale. Simone, io Prego. volevo ringraziare te ovviamente per averci dato la possibilità di incontrarci questa mattina, di poter parlare di questa organizzazione. E grazie ancora. E Grazie a voi. Volevo Prego, Erika. ringraziare appunto te, Simone Billi, presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo, per averci accolto, per averci permesso di parlare di questa nostra iniziativa. Veramente molto apprezzato, e ti ringraziamo veramente di cuore. Buon proseguimento anche nel tuo lavoro come presidente per gli Italiani del Mondo, perché deve essere un compito abbastanza significativo. Grazie, grazie Erika, grazie Giovanna, grazie Emanuela. Di nuovo ancora una volta complimenti e in bocca al lupo per la vostra attività. Fatemi sapere, tenetemi informato e ciao a tutti, a presto. Ciao.